Dio! Aiuto! No, sei pazzo! Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Finalmente una nuova puntata di In Pista con lo YouTuber. E oggi mi tocca, e lo ripeto, mi tocca assolutamente portare il grande Marzone nazionale. Il problema è che lui non ha né la patente né ha mai guidato la macchina, tranne 10 minuti fa che ho fatto guidare la mia macchina stradale, non l'M2. C'ha paura con l'M2? Ho molta paura. Per chi non lo conoscesse il format, in teoria sarebbe che prima guido io e poi guida il grande Marza, che è l'ospite, lo youtuber. Questa volta è diverso. Ma se questa zanzara non viene, ti giuro, prendo la macchina, la prendo in pieno. Ma in questo caso qui, questa volta qui, ho invertito l'ordine. Quindi guiderà prima il Marza molto prudentemente. Sì, assolutamente. Anche perché appena ci spostiamo e capite che cosa sto andando a guidare, o dalla copertina stesso, capirete quanto un problema sarà per me senza patente. E poi, se ci salveremo, lo porterò a fare 3-4 giri un po' più. E quello mi preoccupa di più. E oggi la svegliamo? La svegliamo. Abbiamo lei. In tanti di voi l'avranno sicuramente riconosciuta, perché siete tutti appassionatissimi. È una 488 con ben 670 cavalli. Che ne dici, Marza? Che non so neanche che cazzo fanno. Sei pronto? Ah, sì, pronto, sì. Ma tanto so, cioè, nel dire, caso... Come ti senti ora? Ma io più che altro, finché non provo, non ho idea di che cosa voglia dire. Quindi adesso io proverò, nel caso, la infondo a no. E ho portato un amico che gli darà qualche consiglio, ed è stato il primo youtuber che ha fatto questa serie, questo format. Infatti vi lascio il link qui sotto di In Pista con lo youtuber, il buon Blink46. Ma ormai io sono un pilota ufficiale. Quindi adesso gli devi dare tutti i consigli che ti senti di dargli. Ma non ha mai guidato. Il consiglio... No, il consiglio qual è? Il consiglio è non guidare. Andare piano. Ascolta, vai piano. Faccio uscire anche qua sotto, vai piano. È sicuro che vado piano, è sicuro. E ascolta quello che ti dice, perché non puoi fare altro. Cioè... Qui fai danni grossi. A me, ma io, guarda, non anch'io capisco niente di macchine, non capisco niente di macchine, però mi hanno detto quanto costa. E al quanto costa posso dire che se non la raschio avresti, mi sento meglio. Avresti bisogno un sacco più di sub per... Sì, mi sa che faccio il prestito, vabbè. Perché se no... Vabbè, andiamo, dai. E prima di iniziare lo sto portando a fare un giro a piedi della pista, gli sto dando qualche consiglio dove non accelerare. E ci troviamo in un cartodromo molto grande, perché è 1,3 km, quasi 1,4 km, ed è Ottobiano. Infatti, se volete anche noleggiare la macchina, provarla, potete contattarli, che loro fanno questi servizi qua. Buongiorno, come sta? Devo dire, potevo stare meglio. L'hai chiuso come si deve? Primo giorno in macchina. Se non senti che ti si alza il finestrino, non è chiuso bene. Ah, te ne intendi? Sì. Vuoi comprare una? Sì, ma un altro giorno. Ti puoi, scusa, mettere la cintura, grazie. La stavo cercando. Chi cerca trova. Io vorrei far vedere la cosa più bella di questa macchina. Ragazzi, appena guidato una Subaru, che è la mia, 150 cavalli, e potete trovare il video sul suo canale che vi lascio qui sotto. Quindi se volete vedere proprio la prima guida, lo trovate là. La seconda guida è quella pericolosa, è qua. Quindi... Allora, io... No, col sinistro non fai niente. Ah beh, devo accenderlo. No, non è col sinistro, lo dimentichi. Accendi. Posso fare il coglione o parto? No, adesso puoi fare il coglione, poco. fallo bene. Madonna. Adesso, questo qua è il manettino. Sì. Wet, sport, race. E questo qua te li devi dire. Vediamo un po'. Facciamo così. Ok, perfetto. Noi andiamo in wet, come se piovesse. Anche se non piove. Anche se non piove. E non va a creare dei problemi alle gomme. Ma non c'è il manettino Marza qua sotto. No, non c'è schiacciare i tasti a caso. Le quattro frecce. Frena. Freno. Accelera. No, è che accelero. Frena.
Sul test in pista con lo youtuber che faccio sempre. Ma questa frena poco, scusami. Frena proprio pochissimo. No, va giù poco il pedale. Parliamo bene. Quindi devo fare proprio. Che ci sono appena morti tre ingegneri in Ferrari dopo che hai detto questo. Frena! Vediamo questo. Mettiamo la prima. Ah, non c'è l'automatico. Lo mettiamo automatico. Frena. Ok, adesso automatico. Adesso piano piano ci abbiamo. Io posso andare? Adesso piano piano ci abbiamo. Ok. Ma questa però, anzi, come ti dicevo prima, non è, cioè è una Ferrari, ma oddio, se vai tranquillo è anche facile come macchina. Beh, io non mi sto capacitando di quello che stiamo per fare. Tu? Io sto avendo paura del fatto che c'ho in mano 300.000 euro di macchina. Lei cambia, siamo in seconda, ma sto andando a uno orario. A uno orario, va bene, va bene. Se vuoi ti metti in sport. No, stai. Che vuol dire che siamo in sport? Siamo più sportivi. Adesso puoi accelerare poco. Poco. Vabbè, potrei un po' di più. No, piano piano, c'è la curva. Ok. Io freno. Lei frena. E lei frena. Io freno e lei frena. Ma è il pedale che è bello duro? Sì. Qua vado largo. Vai largo lì. Ok. E poi rientro però, che cazzo largo a fare? Io non parlo, io... Fai quello che vuoi, che credi di... Non muovere le mani dal volante, grazie. Ma ce l'avevo sul volante. Fisse, le tieni fisse. Che basta e avanza per tutte le curve di questo circuito. Ok, vai stretto lì, non prendere il cordolo, no, che non ci serve in questo momento qua. Vai vicino al cordolo, vicino. Ok, non spostare le mani, per favore. Anche se incroci poco, va bene. Ok. Adesso poco puoi accelerare. Ma che cazzo di curva ho fatto? C'è Hamilton che ti sta contattando su Instagram. Qua vado larghissimo. C'è andare poco? Ok, gira. Vabbè, sì, ormai la conosco la pista. Qual è il giro più turistico che abbia mai fatto da quando sono nato nella mia carriera? Freno. Certo che freno, ti pare? Però sei molto consapevole. Ma che cazzo pensi che sono coglione? No, ma in pista si diventa un po'... Cioè, è un'esperienza nuova. No, è che hai consapevolezza di quello che fa. Com'è? Bellissimo. Ma io come torno a... Cioè, come to... No, come prendo a guidare macchine normali? Io non avrò mai questa macchina. Incomincia ad avere la patente, per favore. Allora, facciamo una cosa. Se questo video fa almeno 20.000 like, facciamo... delle streaming su Twitch, però due, in cui stiamo per strada e mi insegni le basi della guida, così poi se imparo mi faccio la teoria. Però prima devi dire foglio che rosa? Devi prima scriverti. Cosa stai facendo qui? cos'è? Perché? Vai. Io non so se dargli un titolo tipo scuola guida con una Ferrari. Minchia, ma 49 all'ora e va di questa maniera? È tanto poco. È poco 49 orari. Quindi? E perché Valdo la sento così forte? Perché ha 670 cavalli. Madre di Dio! Non ha la patente, non ha la patente. Però pur non avendo la patente, devo essere onesto, cioè non me la sto gestendo male, dai. No, sei prudente. Sai che ti insulto volentieri. No, lo so, però nel senso c'è da dire che... Vai, poi c'è l'ultima accelerata, poi ci fermiamo, vai. Frena. Aiuto! Ho visto tre cifre su quel coso. 100? Allora, ti puoi anche fermare qua. Perfetto. Ok. Hai paura che passi qualcuno? Sì. E ora è il tuo turno. No, non mi piace questa cosa, io mi sentivo molto più sicuro. Puoi schiacciare il freno, per favore? Ok. La spegniamo pure, così va il freno automatico. E ci switchiamo. Ok, mi ha fatto cambio. Questo mi spaventa tantissimo. Ho spostato un po' la telecamera così si vede un po' meglio davanti. Pronto? No. Ok. Questo no. Io metterò un po' di più di wet. Provo a mettere ESC off. Che cos'è ESC off? È una cosa che ha fatto bippare tutto. Ma che vuol dire? No, niente di che. Ma ci avrà un... per no, capire. No, niente. Perché loro lo sanno. Ma io no. Vado. Allora facciamo due giri. Due giri. Con calma. Sì. Vabbè.
Pronti? Pronti? Oddio! Aiuto! Aiuto! No, sei pazzo! No! Siamo qui, acceleriamo. No! Tranquillo. No! Perché gira? No, ragazzi, siamo qua. No, sei folle, sei scemo. Vabbè, dunque. No, senti, aiuto! Ma qua. Che cazzo è? Una seconda. Andiamo un po' qui. Com'è? No, ma bruttissimo! Potenza. Bruttissimo! Ma qua, ma 300.000 euro di macchina, non c'ha il coso sopra, aiuto, frena! Non ha il coso per appendersi là! Vado! No, dove vai? In terza, tranquillo. Non respiro! Tu sei rincoglionito! Aiuto! Ma sei impazzito! No, ragazzi, no! Non lo voglio fare più! No. Freno! Ma quanto cazzo accelera? Oddio! Come fai a rimanere fermo? Ok. No! Ero meglio io, Che cazzo è? Com'è andata? Mamma! Benissimo! Ma come sei stato tranquillissimo? Sì! Vado tutte le esperienze che potevi fare. Ma non ne voglio fare più. Hai guidato una Ferrari. Sì, ma è stato di fianco. Si poteva guidare in modo un po' più sereno. Mica mi sono visto di fronte a quel, almeno 6 volte mi sono visto dentro quel coso. Quel coso che? Questo cazzo di... Secondo me è le allucinazioni. Hai visto cammello? Hai visto l'acqua? Ma sto sudando, ti giuro, toccami. Sto veramente sudando. Ma è follia questa cosa. Come si toglie? Qui. Aspettiamo un attimo a spegnerla. E quindi direi che... Mai più in vita mia. Dio, è stato fatto. Mai. Siamo vivi. È stata un'esperienza, un format anche diverso, perché come avrete visto già negli altri in pista con gli youtuber, li ho portati in autodromo e non un kartodromo. Ma il buon Marza non ha ancora la patente. Quindi io vi invito, per chi non lo conoscesse, ad andarlo a seguire subito su tutti i canali che ha: Instagram, YouTube, sì, Twitch, vi lascio tutti i link qui sotto. L'importante è che non mi fate fare più questa cosa. Scrivete qua sotto il prossimo che volete, perché io col cazzo, io ho dato. Scrivete lo youtuber che vorreste vedere la prossima volta e scrivetegli pure di prendere la patente, perché... Dai. Io la prendo, ma io questa così non guiderò mai. Siamo pazzi. No, ragazzi, no, veramente, io ve lo giuro. Perché poi magari sembra normale, ma ti vedi veramente, ti senti dentro il sedile, di fronte ti vedi. È piccolina, cioè è una pista da kart. Una macchina del genere è grossa. Cioè è difficile farla andare giusto. Vivi. No, io vivo, però mi cacco in mano. Quindi, video concluso. Un ringraziamento speciale va alla pista di Ottobiano, che ci ha permesso tutto ciò. Quindi se volete vedere anche la macchina, volete provarla, volete avere info, contattateli, perché è possibile provarla. È un 488 e hanno anche altre macchine. Magari provatela in modo... Non col Marza. No, provatela in modo più tranquillo. E ricordatevi di seguirci su tutti i social, su Instagram Federico_Leo88. E mi raccomando, attivate la campanella se volete rimanere aggiornati e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Paura. Ma sei pazzo! Ma stavo attaccato al sedile, poi tirava tutto! Sei folle, sei fuori di testa! Fammi scendere da qua sotto!